Chiara Di Giulio, si sono accorti tutti che sei tornata in Italia? Bene, sono contenta per questo. È bellissimo ritornare a cavalcare comunque i palazzetti italiani e anche tutto lo spirito delle varie partite qui in Italia, e contenta di iniziarla con questa bellissima Supercoppa. Iniziare con la Supercoppa, Indre Sorocaia, ti ha detto molto merito è di Chiara Di Giulio, che ha giocato una partita eccezionale. Grande, sono contenta di Indre, però quello che cerco di dare è sempre il meglio, perché comunque sia, questa è la Supercoppa di tutte quante noi, di tutte quante, dalle ragazze che erano in panchina, alla ragazza che era in tribuna, alle ragazze che abbiamo fatto allenamento, tutti, la Supercoppa di tutta la società, dei fisioterapisti, dei dottori, di tutti quanti, di tutta la società. Dopo il primo set forse non ci credeva nessuno, forse solo voi eravate rimasti a credere in una vittoria, insomma, dopo quel pessimo primo set. Beh, la pallavolo sono 5 set, quindi è chiaro che si crede fino alla fine, dalla prima palla all'ultima. Io non, fin quanto non è caduta l'ultima palla, non ero sempre con la tensione al massimo e con la concentrazione a 1000, quindi... C'era un po' di pressione, perché la Rebecca Indoormeccanica arrivava da 5 vittorie consecutive in Italia, avevate però cambiato anche parecchio. Sì, abbiamo cambiato totalmente tutta la squadra, ovvio questo. Grande merito a tutto quello che c'è stato fino adesso nella storia della Nordmeccanica. Cerchiamo di dare il massimo, io cerco di dare il massimo per la mia squadra, per la società, e di continuare a lavorare tanto per migliorarmi ancora di più, me e tutta la squadra. Adesso come si festeggia? Non lo so, adesso c'è tanta adrenalina che sta ancora in circolo, non lo so. Sicuramente baciando mia madre e mio padre.